tutto pronto per la consegna del premio Rosà che lavora edizione 2022, che si sarebbe dovuto tenere a gennaio, ma causa Covid è slittata a sabato 9 aprile. Tra le attività premiate come eccellenze del territorio c'è l'azienda rosatese I Milani. È sempre una grande soddisfazione ricevere un premio, ancora di più se è proprio il comune a concederlo. E è una soddisfazione di tutto il team, noi abbiamo 50 anni di esperienza, lo festeggiamo proprio quest'anno, ma abbiamo solo 2 anni di vita. Ed essere già premiati vuol dire che siamo sulla strada giusta. Tasto dolente per le aziende e non solo, i rincari dei costi. Con Roberto Milani è stata l'occasione per parlare delle difficoltà che stanno attraversando le imprese del territorio. È una situazione veramente complicata, sono ormai 2 anni che siamo sotto pressione, perché noi che cerchiamo comunque la stabilità viviamo ogni giorno come fosse una novità, perché tutto deve cambiare, tutto cambia velocemente e noi dobbiamo di conseguenza cambiare i nostri programmi. È difficilissimo fare programmi che vanno al di là di 6 mesi, perché già adesso con l'inflazione che sta aumentando tantissimo non sappiamo cosa succederà nella seconda parte dell'anno. Siamo preoccupati perché sicuramente ci sarà una contrazione dei consumi e di conseguenza poi tutte le aziende, anche chi non vive di consumatore finale, ma naturalmente ne pagherà le conseguenze.